Buongiorno a tutti e benvenuti nella sessione qua di Fabio. Due parole, Fabio. Fabio, l'ho visto la prima volta, è venuto un evento che avevo organizzato io e lui è un pazzo clamoroso, nel senso che ha creato qualche anno fa un evento pazzesco nella sua città di Cesena. E lui è direttore di Rock in 1000, si ama, diciamo, descrivere come organizzatore di eventi dal vivo in cui suonano contemporaneamente 1000 persone alla volta. Quindi ditemi voi se, diciamo, una persona così può stare bene. Ha creato una grandissima community di musicisti che vengono ad ogni angolo del pianeta e nella giornata di oggi ci racconterà come l'ha creata, qual è stata la sua esperienza, perché è nato tutto questo e quindi ci può tranquillamente raccontare la sua esperienza assolutamente, assolutamente unica. Fabio, puoi mettere la tua presentazione sopra? Io tolgo l'M, Ok, quindi la riuscite a vediamo. vedere? Spero di sì. Vai, Sì, sì, vedo di sì. perfetto. Ok. E, niente, io inizio a raccontare un po' la storia di Rock in 1000 e poi dopo, essendo questo un gruppo, una community di community managers, magari faccio un piccolo focus su come gestiamo e su come lavoriamo noi con la nostra community, che credo possa essere interessante. Poi dopo magari Il palco è intervenite voi tuo, se avete vai delle pure. domande. Vai, il palco è tuo. Ok, allora, la storia di Rock in 1000 parte nel 2014. Girando per il centro di Cesena, ho cominciato a pensare che sarebbe stato bello vedere una delle mie band preferite, i Foo Fighters, suonare nella città di Cesena. Ovviamente i Foo Fighters riempiono stadi tipo Wembley da 80.000 persone, la città di Cesena ha circa 100.000 abitanti, quindi sulla carta questo era un risultato quasi impossibile da ottenere, a meno che non avessimo messo in piedi qualche cosa di talmente dirompente da convincerli a venire. E da qui è partita l'idea di chiedere a 1.000 musicisti di suonare tutti insieme contemporaneamente una loro canzone. Per riuscire a ottenere questo risultato avremmo dovuto realizzare di fatto quattro miracoli. Il primo era quello di riuscire a finanziare il progetto, quindi trovare 40.000 euro per coprire le spese. Il secondo miracolo era trovare 1.000 musicisti. Il terzo era riuscire a farli suonare insieme e non fare un gran casino. E il quarto a convincere effettivamente i Foo Fighters a venire a Cesena, le condizioni iniziali. Questo era un progetto che non prevedeva nessun, non aveva un modello di business, nel senso non siamo partiti con l'idea di fare dei soldi. E quindi il budget iniziale, sia mio che di tutti i miei collaboratori, compagni di avventura, iniziale era di 0 euro. Io avevo un lavoro a tempo pieno, strimpello la chitarra, conoscevo un po' di musicisti, sicuramente non ne conoscevo 1.000, e soprattutto non avevo mai organizzato un evento in tutta la mia vita, in quanto io di origine sono un geologo marino. La prima cosa che ho fatto quindi è stata quella di circondarmi di persone che avevano le competenze giuste e complementari alle mie, quindi un producer per eventi, un videomaker, un social media manager, un ufficio stampa, un fonico, un tecnico e un commerciale. Li ho chiamati angels perché avrebbero dovuto lavorare gratuitamente per un anno intero. Altra parte del gruppo, il gruppo musicale, quindi quelli che chiamo i music guru, cioè delle persone che sono i responsabili per ogni strumento, e un direttore d'orchestra che avrebbe dovuto tenere a bada questa mandria di musicisti scalmanati. Dopo circa 5 mesi di pianificazione e di team building, abbiamo pubblicato un video per lanciare questa iniziativa di crowdsourcing da un lato, quindi reclutamento di persone, nella fattispecie musicisti, per partecipare a Rock in 1000, e crowdfunding dall'altro per recuperare i soldi e finanziare questo progetto. I guru, come dicevo prima, sono i responsabili musicali, avevano il compito, e lo hanno tuttora, di selezionare i musicisti che si iscrivono. Per iscriversi, i musicisti devono appunto iscriversi al nostro sito e mandare un link a un video attraverso il quale noi capiamo se sono abbastanza bravi per suonare o meno. Una volta che hanno superato questa sorta di audizione online, vengono suddivisi in tre categorie: bravi, normali e scarsi. I
I bravi avrebbero dovuto suonare una versione della canzone che avevano scelto, che era Learn to Fly, abbastanza fedele all'originale, mentre gli scarsi avevano una versione semplificata. I bravi avrebbero poi suonato vicino ai microfoni, gli scarsi lontani in mezzo alla campagna. Per riuscire a trovare i soldi per finanziare questo progetto, appunto, abbiamo fatto una campagna di crowdfunding che era un po' complicata in realtà, perché noi non potevamo offrire come reward un biglietto per il concerto dei Foo Fighters, perché non sapevamo se avrebbero accettato e non sapevamo neanche se saremmo stati in grado di far suonare 1000 persone. Quindi per riuscire a trovare i soldi abbiamo cominciato a raccontarci quotidianamente in tutto quello che facevamo. Siamo andati di qua, siamo andati di là, qui ci hanno rimbalzato, qui abbiamo trovato un piccolo sponsor. Quindi l'idea era quella che le persone, il nostro pubblico, si innamorasse di noi e della nostra follia. Ovviamente non è andato tutto bene, ci sono stati anche tanti momenti di crisi, avevamo trovato pochi soldi verso la fine della campagna di crowdfunding, avevamo trovato 20.000 euro, ne mancavano altri 20.000 e la scadenza avveniva dopo 2 settimane. I Foo Fighters avevano annunciato in Italia, dove l'hanno annunciata a Bologna, cioè circa 45 minuti di macchina distanti da Cesena, quindi tutti avevano cominciato a dire: ma perché volete continuare in questa avventura? Quei soldi non ce la farete mai, i Foo Fighters verranno comunque vicino a casa vostra, perché sbattersi? Quindi ci siamo un po' guardati negli occhi, abbiamo detto: vabbè, un po' di soldi li abbiamo trovati, un po' di musicisti si sono iscritti e soprattutto quello che stavamo facendo aveva un obiettivo più alto. E quindi ho registrato un piccolo video in cui ho spiegato un po' a tutte le persone che ci stavano seguendo qual era il perché profondo di Rock in 1000, quello che volevamo dimostrare, ossia volevamo dimostrare che la gente può fare la differenza. Per intenderci, per avere un concerto dei Foo Fighters, il budget generale per coprire tutte le spese, pagare il cachet così, è di circa 2 milioni di euro. E la nostra sfida è: riusciremo noi, con la nostra passione dal basso, con le nostre micro donazioni da 10-15 euro, influenzare un mondo che di solito è mosso da milioni di euro? Se ci pensiamo, questo andava un po' anche oltre il discorso Foo Fighters sì o Foo Fighters no. Quindi, comunicando come dei matti, spiegando il perché delle cose, cercando di lavorare sul fronte della comunicazione il più possibile, il 26 luglio del 2015 1000 musicisti provenienti un po' da tutta Italia si sono radunati in un parco, il Parco Ippodromo di Cesena, e hanno cominciato a suonare. Inizialmente abbiamo avuto un po' di problemi tecnici perché non riuscivamo a sincronizzare bene, e invece poi dopo hanno suonato meravigliosamente. Io non avendo tantissimo tempo a disposizione non vi farei vedere il video di Learn to Fly, immagino che magari molti di voi l'abbiate visto, quindi non vi faccio perdere del tempo. Nel caso si trova su YouTube, basta scrivere Rock in 1000 Learn to Fly e lo trovate, insomma. Pubblichiamo il video dopo qualche giorno e il video diventa virale. Nel giro di 24 ore aveva fatto circa 4 milioni di visualizzazioni, oggi conta oltre 54 milioni di visualizzazioni. Il video era diventato virale. Che cosa succede? Succede che un paio di giorni dopo aver pubblicato il video di Learn to Fly, a mia volta arriva su YouTube un altro video, questo invece ve lo faccio vedere, ossia era Dave Grohl che risponde al video che avevamo appena pubblicato. Ciao Cesena, sono Davide. Non parlo italiano, solo un po'. Questo video, ma che bello, che bellissimo, grazie mille. Stiamo arrivando, prometto. Ci vediamo presto, grazie. Ora voi potete immaginare che per uno come me, che è cresciuto a pane Nirvana, riuscire a ricevere
un video diretto da parte di Dave Grohl che dice ti amo, ciao, che bello, che bellissimo, sia una cosa davvero da cadere giù dalla sedia. Devo dire che in quel momento è stata un po' una svolta per me e per il team di Rocky 1000. Sono arrivate decine di migliaia di email di tutto il mondo, hanno cominciato a inseguirci per chiedere da dove saltavamo fuori. I musicisti impazziti hanno cominciato a tatuarsi il logo di questa esperienza, o tatuarsi qualche cosa che richiami l'esperienza di questo video. Poi dopo vi spiegherò qual è la nostra interpretazione del perché i musicisti si sono tatuati addosso il nostro logo. Puoi immaginare che insomma una persona che si tatua qualche cosa vuol dire che abbiamo toccato dei tasti davvero, davvero profondi. Fatto sta che un paio di settimane dopo andiamo negli Stati Uniti, conosciamo i Foo Fighters e organizziamo il concerto dei Foo Fighters nel posto più grande che abbiamo a Cesena, che è il Carisport, che ha circa 3.000 posti. I Foo Fighters hanno voluto che fossero presenti tutti i musicisti, tutti i donatori, tutti i volontari, tutti quelli che avevano lavorato a Rock in 1000, ed è stata un po' una grande festa tra amici con i Foo Fighters che suonavano sul palco. Di lì poi dopo è partita la seconda fase di Rock in 1000. Dopo questa esperienza pazzesca tutti avevano cominciato a dire l'anno prossimo rifatelo per Bruce Springsteen, per gli AC/DC, per i Red Hot Chili Peppers, però noi sapevamo che una cosa del genere non si sarebbe mai potuta ripetere e quindi abbiamo deciso di fondare quella che abbiamo chiamato la più grande rock band del mondo. Una band composta da migliaia di persone che si muovono esattamente come fanno tutte le band, facendo concerti, facendo album, facendo iniziative di ogni tipo. E qui è partito il progetto un po' più strutturato di Rock in 1000. Prima sfida del 2016, organizzare un concerto, quindi non più un video in cui si suona una canzone, ma un concerto dal vivo con 18 canzoni in uno stadio e un budget che è decuplicato a oltre 500.000 euro. Ovviamente qua le dimensioni della sfida si sono ingrandite tantissimo, abbiamo lavorato di nuovo come dei pazzi, abbiamo spiegato alla nostra community perché abbiamo deciso di cambiare strada e dopo un anno di lavoro e di sacrifici allo stadio di Cesena, il 24 luglio, abbiamo ottenuto il nostro primo concerto, che è andato sold out. È andato sold out significa che sono venute a vederci circa 14.000 persone. Una cosa buffa è che anche musicisti famosi, qui vedete Saturnino, hanno voluto prendere parte a questa esperienza. Sono stati trattati esattamente come vengono trattati, come sono stati trattati tutti gli altri musicisti, e devo dire, quindi anche loro hanno dovuto superare la selezione, devo dire che ricevere il video di Saturnino che dice io sono Saturnino, sono il basso, questo è quello che sono in grado di fare, se mi volete prendere sarei felice, è stato abbastanza divertente. Questa invece è la reazione media di un musicista che noi chiamiamo Millini, un millino, davanti a 14.000 persone che sono lì per loro. Voi dovete pensare che mediamente i musicisti di Rock in 1000 non sono professionisti, sono persone che magari suonano in piccoli pub, suonano tra amici, suonano in casa o nel proprio scantinato. Il loro sogno più grande è quello di riuscire magari ad avere successo come musicista, e quindi suonare davanti a migliaia di persone da soli. È molto poco probabile che ci riescano, in 1000 invece questo è possibile. Perché? Perché ogni musicista durante si porta per l'esperienza della vita, come quella di un concerto in uno stadio, si porta i famosi family and friends, quindi se ogni musicista si porta e la mamma, il babbo, il fidanzato, la fidanzata, gli amici, 1000 musicisti, ogni persona si porta 5 persone, ecco che 5.000 persone si presentano a vedere questo concerto. Quindi c'è una sorta di circolo virtuoso che fa sì che più sono i musicisti più aumenta il pubblico in maniera quasi naturale, oltre alle persone che poi per curiosità o per interesse o per amore per la musica rock viene a vedere qualcosa di diverso. Da questo primo concerto abbiamo fatto un album pubblicato da Sony Music, quindi di nuovo un gruppo di musicisti semi sconosciuti pubblica un album con una grande etichetta, per intenderci Sony è l'etichetta degli AC/DC,
o di Bruce Springsteen. E cosa succede? Succede che tutti gli amici e i parenti dei musicisti acquistano questo album nel momento dell'uscita, e questo è uno screenshot degli album rock più venduti su Amazon in quel periodo in Italia, e quello che vedete è che l'album di Rocking Mille è al secondo posto tra i Rolling Stones e Pink Floyd. Quindi nuovamente questa sorta di spinta dal basso ci ha permesso di raggiungere dei risultati che sembravano impensabili. Dal 2016 in poi abbiamo fatto poi altre esperienze in Italia e all'estero, siamo andati ai Piedi del Monte Bianco, siamo stati a Seoul, a New York, abbiamo fatto un concerto allo stadio di Firenze nel 2018 con Courtney Love, quindi un'icona della musica rock degli anni 90, e questa è la prima volta in cui una grande rock star suonava in mezzo a un mare e un oceano di musicisti semi sconosciuti. E l'anno scorso abbiamo suonato allo Stade de France e alla Commerzbank Arena di Francoforte, oltre che all'aeroporto di Nate, insieme a Subsonica e gli After Hours. Quindi è un progetto che è cresciuto enormemente e che si poggia su dei valori che per noi sono un po' il cuore di tutto. I valori di Rocking Mille sono collegati all'inclusione, al valore della musica, allo stare insieme, allo spirito di collaborazione, allo spirito di uguaglianza. I musicisti all'interno di Rocking Mille sono in una sorta di bolla in cui sono tutti uguali, sono trattati uguali, e non esiste una stratificazione sociale, non vengono discriminati per il loro credo, le loro idee, le loro orientamenti sessuali, religiosi, culturali, politici. Cioè troviamo nella musica rock una sorta di lingua comune che permette alle persone di essere trattate in maniera uguale, ed è un ambiente che quindi è differente rispetto a quello che trovano solitamente. I musicisti di Rocking Mille ovviamente sono una community che oggi conta quasi 25.000 musicisti provenienti da tutto il mondo, che noi più che community preferiamo chiamarla una band. Fabio, ti blocco un attimo, la presentazione non ti si vede più, è normale? Sì, è tutto normale. Perfetto, è normale. Ottimo, vai. La chiamiamo una band perché l'idea di band permette di dare alle persone un senso di appartenenza più forte. Una band è quasi una famiglia, e ha quindi un'accezione diversa da quella del chiamarla una community, che invece può essere qualcosa di più lontano, a cui apparteniamo, ma che non ci sentiamo pienamente rappresentati. Non pensiamo che i membri di altre band, magari di altre della nostra community, siano quasi dei fratelli, mentre all'interno di una band c'è un po' questa dinamica. È una community ibrida online e offline, nel senso che i musicisti vengono reclutati attraverso i social media, quindi senza social media l'esperienza della vita di Rocking Mille non sarebbe mai stata possibile. Però trova la sua massima espressione e il suo coronamento nel mondo reale, cioè le persone vengono reclutate online, preparate online attraverso una piattaforma, che poi dopo vi faccio vedere se c'è tempo, ma poi alla fine il momento massimo della vita di un musicista dentro Rocking Mille avviene nel momento in cui tutte le persone si ritrovano insieme e suonano davanti a un pubblico, con un concetto di condivisione che non è più quella di mettere su un social media una foto. Quella è una sorta di un'accezione di condivisione che è nata dopo la nascita dei social media. Per noi la condivisione vera è quella di fare un concerto dal vivo, ossia di vedersi, toccarsi, incontrarsi, passare davvero del tempo nel mondo reale insieme. Chi sono i membri della band di Rocking Mille? Quelli che loro si sono autoproclamati millini, e quindi chiamiamo millini anche noi. I millini sono prevalentemente dei musicisti non professionisti, quindi fanno altro nella vita, che magari hanno provato a fare i musicisti nel passato per una
frangente della loro vita ci hanno anche creduto di poterci riuscire, ma per tanti motivi non ce l'hanno fatta, per mancanza di tempo, di talento, di fortuna, hanno preso altre strade, altre decisioni, quindi hanno mantenuto questa fortissima passione per la musica rock, che esprimono in piccoli pub con i propri amici, così, ma che non è mai esplosa, non sono mai riusciti a suonare in grandi stadi. Grazie a Rocky Mille invece riescono finalmente a vivere un'esperienza che hanno sempre sognato, e questo crea un senso di appartenenza fortissimo, perché di fatto Rocky Mille realizza una sorta di sogno che tutti quelli che cominciano a imbracciare una chitarra hanno. Oltre a questo, la possibilità di conoscere musicisti da tutto il mondo, scambiare un'esperienza così forte, è sicuramente un altro di quei fattori che permette loro di innamorarsi e di fare del progetto di Rocky Mille e di creare delle amicizie che senza Rocky Mille non si sarebbero potute creare. E quindi questo probabilmente è il motivo per cui i musicisti alla fine molti si tatuano addosso il logo di Rocky Mille, appunto. Cioè, per loro è un po' una grande rivalsa, un grande momento di catarsi, quello di suonare all'interno di uno stadio. Un altro motivo per cui i musicisti e i partecipanti a Rocky Mille sono così ingaggiati è perché loro dentro Rocky Mille investono tante energie, tanto tempo e anche dei soldi, perché noi non li paghiamo, loro devono partecipare agli eventi di Rocky Mille a loro spese, perché purtroppo non ce li possiamo permettere di coprire le spese di così tante persone. E quindi cosa succede? Succede che loro poi per partecipare, per entrare a far parte della band, devono superare una audizione, una selezione, per partecipare agli eventi devono studiare anche tanto. Quindi tutta questa cosa che noi richiediamo ai musicisti di Rocky Mille non fa altro che aumentare l'investimento di valore all'interno di questo progetto. E tutti noi sappiamo che più noi investiamo in qualche cosa, più noi, per tanti motivi, ne siamo più energie investiamo in qualche cosa, più noi ne siamo attaccati. Come ci relazioniamo a Rocky Mille? I canali che utilizziamo sono prevalentemente social media, quindi gruppi, c'è un gruppo segreto all'interno, un gruppo chiuso solo per i musicisti di Rocky Mille. Ovviamente abbiamo tutte le mail, le newsletter, e poi utilizziamo una piattaforma che, se volete, vi faccio vedere brevemente, che contiene tantissime funzionalità che noi utilizziamo sia per organizzarli dal punto di vista pratico, adesso non riesco più a vederla, sia per organizzarli dal punto di vista pratico che per parlare insieme a loro. Un secondo solo, vediamo se riesco ad aprirla. No. Che cosa contiene questa piattaforma? Contiene tutte le istruzioni, tutte le mappe, tutti i tutorial, tutti gli spartiti, un sistema che ci permette di controllare se loro stanno studiando o meno, un sistema di reminder attraverso il quale loro riescono a... Un secondo. Oh, ecco, adesso ce l'ho. Ok, un sistema attraverso, ok, qua vedete, questa qui è l'app, quindi la possibilità attraverso la quale si possono iscrivere, dati personali, le mappe, le istruzioni, il calendario, c'è una piattaforma di car sharing, una piattaforma di room sharing, tutta la parte di formazione e preparazione, quindi tutorial, spartiti, video tutorial, tutte le istruzioni delle cose che si devono portare durante il concerto, quindi la chitarra, l'amplificatore, i supporti, i cavi, tutto il resto. C'è un sistema che permette ai musicisti di vedere quali sono gli altri musicisti che parteciperanno agli eventi. C'è una chatbot, c'è un sistema per caricare le liberatorie, così. All'interno di questa piattaforma gestiamo anche i volontari, quindi tutte le persone che noi chiamiamo ambassador, che danno una mano ai musicisti, a Rocky Mille per partecipare, e anche qua gestiamo tutti i turni. E poi dopo c'è l'app amministratore, tutta una serie di tool che utilizziamo per controllare quanti sono gli iscritti, da dove vengono, come vanno le iscrizioni, quali sono le informazioni
sulla distribuzione di età, sesso, preparazione, la provenienza di vari paesi, tutto il discorso, tutto un discorso legato a poll che possiamo attivare per chiedere delle informazioni. Insomma, questo qui è un po' una sorta di overview di quello che noi, utilizziamo per gestirli, e poi dopo cerchiamo di avere con loro un contatto più diretto possibile. Organizziamo ogni tanto quello che chiamiamo band meeting, che sono delle dirette Facebook esclusive per i musicisti, attraverso i quali loro possono parlare e interagire direttamente con me oppure con altri membri del team, se hanno delle domande, se hanno delle richieste, se hanno delle lamentele. Insomma, cerchiamo di avere un contatto il più diretto possibile per riuscire a farli sentire effettivamente parte di una band, quindi parte di un qualche cosa che li coinvolge direttamente, per le quali loro non sono semplicemente un iscritto in più, ma un membro che contribuisce in maniera operativa a Rocky 1000. Chiudo parlando un attimo del futuro. Il nostro obiettivo futuro ovviamente è quello di andare in tanti paesi. Quest'anno purtroppo non ci è stato possibile, però l'idea e il lavoro che stiamo facendo è quello di andare in più paesi possibile e trasformare la nostra piattaforma, la nostra web app, in un sistema che permette ai musicisti non solo di partecipare agli eventi, ma anche di interagire tra di loro e riuscire a dare a Rocky 1000 una vita che non è solamente focalizzata sull'evento che facciamo una volta all'anno in un paese, ma trasformarlo in qualche cosa all'interno della quale i musicisti possono interagire anche giorno per giorno e quotidianamente e portare avanti la loro passione per la musica. Io ho finito la mia presentazione. Perfetto, alla grande. Grazie Fabio, bravissimo. Adesso abbiamo un po' ancora gli applausi, ma in qualche maniera molto finti, sono molto meglio i tuoi, ma va bene. Niente, non mi parte, a posto, ma non parte. Ascolta, abbiamo ricevuto tantissime domande, quindi te le faccio subito. Allora, parte Fabiana che dice che ha cercato di partecipare a 3 concerti dei Foo Fighters e gli hanno annullato tutti e 3, una cosa un'altra. E Andrea che dice, ai brividi al massimo nella sua vita ha suonato i citofoni e poi scappava, quindi diciamo. La prima domanda che ti fa Antonella è: come vi siete finanziati all'inizio dell'avventura e quando avete trovato uno sponsor? Come è stata? Allora, all'inizio abbiamo fatto una campagna di crowdfunding, come dicevo prima, con l'obiettivo di raccogliere 40.000 euro. Hanno partecipato inizialmente i nostri amici, avevamo fatto qualche cosa. Eravamo partiti con un'attività di comunicazione in cui non spiegavamo tutto. Abbiamo iniziato dicendo che okay, vogliamo organizzare qualche cosa che ha a che fare con i Foo Fighters. Ovviamente i Foo Fighters, avendo una fan base molto ampia, siamo riusciti a avvicinare fin da subito un gruppo di persone molto molto ampio, anche se eravamo degli sconosciuti ai loro occhi, e quindi questo fin dalla partenza è stato qualche cosa che ci ha aiutato tantissimo, cioè il fatto di riuscire ad appoggiarci già ad una community di fan molto ampia, con un obiettivo che era compatibile con i loro interessi, cioè vedere un concerto in più di Foo Fighters, è stato qualche cosa che ci ha aiutato tantissimo. Per quello che riguarda gli sponsor, avevamo un commerciale, cioè tutte le persone che hanno lavorato a Rocky 1000 fin dall'inizio avevano comunque, facevano il loro, quel lavoro lì di mestiere, avevano già i loro contatti, avevano già una buona esperienza, e quindi il commerciale aveva già dei contatti con dei responsabili marketing, comunque delle figure del marketing di altre aziende, e contattandole qualcheduno siamo riusciti a portare a casa. Devo dire che all'inizio l'ordine di grandezza delle sponsorizzazioni era irrisorio, stiamo parlando di qualche migliaia di euro quando andava bene, quindi è stata davvero una durissima. Collegata a questo, Raffaella ti chiede gli assi portanti della strategia di comunicazione iniziale, che cosa secondo te ha funzionato? Allora, dal punto di vista del linguaggio, noi parlavamo a fan della musica rock, come siamo noi, quindi dal punto di vista del linguaggio
Usavamo un linguaggio che conosciamo benissimo e delle, diciamo così, delle iniziative, delle idee che abbiamo sviluppato che a noi piacevano. Quindi, piacendo noi, immaginavamo che sarebbero piaciute anche alla nostra community, alla community o comunque alle persone a cui facevamo Il target lo riferimento. conoscevate bene, quindi. Il target lo conosciamo benissimo perché noi coincidevamo con il nostro target, che aiuta tantissimo, devo dire. Abbiamo comunicato tantissimo tramite i social. Fortunatamente a quel tempo il traffico organico era molto premiato su Facebook rispetto a quello che è oggi, quindi non c'era bisogno di fare degli enormi investimenti se c'era un alto numero di interazioni. Adesso purtroppo Facebook si muove in maniera differente. Abbiamo organizzato iniziative di ogni tipo, quindi video anche divertenti, fatti bene. Abbiamo sempre investito abbastanza nella produzione di video, feste di raccolta fondi e quant'altro. La comunicazione che cercavamo di fare era sempre un po', diciamo così, divertita e autoironica. Non ci siamo mai presi troppo sul serio perché, un po' per autotutelarci nel caso in cui le cose non sarebbero andate bene, un po' perché se riuscivamo a suscitare, perché il nostro obiettivo era suscitare simpatia, far innamorare le persone di noi, quindi abbiamo comunicato tanto, tanto, tanto. Alessandro vi chiede come avete gestito l'organizzazione e la comunicazione con 1.000 persone? Avevate chiaramente chiede se avevate dei canali in particolare, tu questo già l'hai citato, ma se c'è qualcosa in più che vuoi aggiungere rispetto a No, questo? allora, la piattaforma è il sistema attraverso cui noi gestiamo i musicisti dal punto di vista tecnico e pratico. Ci sono delle persone che rispondono alle mail, ci sono delle persone che rispondono a Messenger nel gruppo di Facebook. Comunichiamo attraverso un gruppo, questo gruppo segreto, e ci siamo sempre mossi in questo modo qua, attraverso l'app. Ovviamente oggi siamo un po' evoluti. Possiamo mandare le notifiche push, ma possiamo mandare tutti gli update, quindi di fatto utilizziamo questi canali qua per parlare con la community. C'è poi un'altra cosa molto bella e molto inusuale, che la community generalmente si automodera. Ci sono magari dei momenti in cui qualche musicista segnala delle problematiche o si lamenta per qualche cosa, molto spesso sono gli altri membri, magari un po' più anziani di Rock in 1000, che o ci difendono dalle accuse o aiutano i musicisti che hanno delle domande. Quindi c'è un meccanismo di autoaiuto che è molto forte, è molto sviluppato. Mara ti chiede come avete reagito al Covid? Cioè, il mondo dei concerti è uno dei più colpiti, come riuscite a tenere viva la È stata community? dura nel senso che cioè, noi facciamo assembramenti dappertutto, tra i musicisti, tra il pubblico, tra i tecnici, così. Quindi purtroppo dal vivo non abbiamo potuto suonare, abbiamo fatto una piccola cosa a Bologna un mese fa con 100 musicisti, però abbiamo fatto delle cose online, quindi abbiamo chiesto ai musicisti di registrarsi da casa, abbiamo fatto questi mega collage di contributi che vengono da tutto il mondo. Abbiamo fatto tre progetti. Uno si chiama Italia chiamò, abbiamo suonato l'inno tipo a fine marzo, quando eravamo nell'apice del Covid. Abbiamo fatto un evento di raccolta fondi, abbiamo raccolto 100.000 euro per la protezione civile insieme ad uno sponsor, chiedendo ai musicisti di registrarsi da casa. E poi un paio di settimane fa abbiamo fatto un progetto con una realtà di Dubai. E abbiamo chiesto a 2.500 musicisti di fare un concerto virtuale, quindi di fatto abbiamo chiesto loro di contribuire da casa. Siamo riusciti a coinvolgere davvero tante persone, abbiamo fatto dei prodotti che a me sono piaciuti, però devo dire che la vita dal vivo, l'evento dal vivo è tutta un'altra cosa. Una community basata sugli assembramenti, diciamo, in questo Sì, momento. cioè nel senso, cioè gli eventi che online vanno bene, soprattutto adesso che non possiamo fare altro, però se ci pensiamo riguardano due sensi, no? Certo. L'udito e la vista. Un concerto dal vivo, comunque un'esperienza dal vivo, tocca cinque sensi, c'è l'odorato, c'è il tatto, c'è proprio l'esperienza, c'è l'investimento che noi facciamo anche in tempo per andare ad un concerto o a qualsiasi altra iniziativa. Quindi è qualche cosa che ti tocca molto più profondamente. Non ha senso pensare che si possa sostituire una roba reale con una roba virtuale. Hai già toccato queste cose, però Andrea ti chiede ancora, potresti spiegare quali sono stati secondo te i motivi che hanno unito così tanto le persone dentro Rock in 1000? Sì.
Allora, i motivi sono, innanzitutto il progetto è qualcosa di semplice da capire, no? Vuoi qualche cosa, vuoi ottenere qualche cosa, fai qualche cosa, vuoi ottenere qualcosa di speciale, fai qualcosa di speciale. È un qualche cosa di catartico, come dicevo prima, perché i musicisti vivono una frustrazione più o meno inespressa, o più o meno esplicita, che è quella di non avere un pubblico, no? Oppure avere un piccolo pubblico. Tutti quelli che imbracciano una chitarra hanno il grande sogno di suonare in un grande stadio davanti a migliaia di persone, da soli molto probabilmente non ce la faranno mai, perché sono pochissimi quelli che riescono a suonare in uno stadio. Insieme ce la fanno e ce l'hanno fatta loro, cioè sono loro i protagonisti di Rock in 1000. I video che pubblicano, magari che abbiamo pubblicato, fanno milioni di visualizzazioni e ci sono loro dentro e sono loro ad averlo fatto. Quindi per loro questo è una grande rivalsa ed è la realizzazione di un sogno che per tanti motivi non sono riusciti a realizzare, che grazie a Rock in 1000 riescono a realizzare. Partecipare a Rock in 1000 significa fare amicizia con tante persone che condividono la stessa passione, tante persone da tutto il mondo con cui rimangono amiche anche al di fuori di Rock in 1000. Questo è un altro enorme collante. Quindi, diciamo così, il primo gancio per riuscire ad avvicinare il mondo del Rock in 1000, nella maggior parte dei casi, è quello della vanità, cioè quello di riuscire a fare qualche cosa per la quale sono riconosciuti. Quello che però si innesca dopo aver partecipato, durante la partecipazione, è quello che viene detto, gli americani chiamano under promise over deliver, cioè quello che è inaspettato è il rapporto umano che si crea all'interno di Rock in 1000 e l'esperienza pazzesca che è quella di suonare insieme a così tante persone, che diventa un collante fortissimo, che loro non si aspettano e che li collega tantissimo ed è piena di valori positivi in cui magari loro credono e che riescono a vedere realizzati attraverso la loro opera. Questo credo che sia il gancio e la cosa che mantiene attaccati i partecipanti a Rock Ultime due domande, perché abbiamo finito. Ultime due domande. A proposito di vanità, pensi che l'avrebbe potuto fare un'altra persona rispetto a te, o pensi che la tua, diciamo, figura sia stata fondamentale? Questo a proposito di vanità. Ma non lo so, non lo so. Cioè, sì, no, sicuramente sì. È ovvio che soprattutto all'inizio, dentro Rock in 1000, c'era tanto del mio, perché un po' era il mio sogno che ho condiviso con tante persone e che dopo è diventato un sogno condiviso. E man mano che aumentavano le persone che hanno partecipato a Rock in 1000, questo ha aumentato enormemente la potenza di questa cosa qua. Credo che qualsiasi altra persona che condivide con me gli stessi valori, gli stessi ideali, lo stesso desiderio di condivisione, lo stesso desiderio di fare qualcosa di matto, avrebbe potuto farlo. Guarda, grandissimo, bravissimo. L'ultima cosa, un consiglio a tutti. Se dovessi dare un consiglio, uno in breve, alle persone, ai community manager che sono qua, della tua esperienza, qual è la regola d'oro? Allora, la regola d'oro, secondo me, è che non ci sono regole. Cioè, nel senso, le cose che facciamo, secondo me, rispecchiano e devono rispecchiare sempre quello che è il nostro carattere, la nostra strada, la nostra individualità. E secondo me, il modo migliore di fare qualche cosa di diverso dagli altri è riuscire a seguire la propria individualità, il mio modo di lavorare, il mio modo di vivere, il mio modo di vedere le cose. È questo qui, è mio. Io cerco di esplodere questo modo e trasformarlo in qualcosa di pratico, che sicuramente è diverso da quello di tutti gli altri, di chiunque altro, perché noi siamo tutti unici a nostro modo. Quindi è bene imparare, secondo me, tecniche, nozioni, insegnamenti, guardarsi intorno così. Però se vogliamo fare qualcosa di nuovo, la cosa migliore è quella di, a un certo punto, assorbirle, ma anche dimenticarli questi insegnamenti per riuscire a costruire una nostra strada seguendo la nostra inclinazione, senza cercare di seguire la strada di altre persone. Quindi questo è un po' il consiglio che...
dal mio basso mi sento di aria. Ciao Fabio, grazie mille, un applauso a parte della platea, grazie, sei stato